Seconda parte della trasmissione, stiamo parlando con il presidente di Corecom Toscana, Sandro Vannini. Allora abbiamo parlato di par condicio, abbiamo parlato del servizio di conciliazione per le controversie con gli operatori telefonici. Adesso invece parliamo di un altro progetto molto importante, si cambia completamente settore, però la cronaca ci insegna quanto sia necessario affrontare questo problema, ovvero la relazione fra i minori, e i minori si intendono non da 0 a 18 anni, ma insomma una fascia di ragazzi di età piuttosto ampia, e il rapporto appunto con il web, con internet, la necessità che anche i genitori siano ben informati in materia. Lei ha portato avanti un progetto che è iniziato così in punta di piede e poi invece è diventato di fatto una realtà regionale. Ecco, ci spieghi un po' quali sono i risultati che avete raggiunto fino adesso? Allora, il tema è quello del rapporto internet e minori. Perché i Corecom si occupano di internet e minori? Se ne occupano perché c'è una normativa dell'Agicom che assegna al sistema dei Corecom quel ruolo di monitoraggio dell'emittenza televisiva locale, specialmente sulla tutela dei minori. Da questo tema della tutela dei minori nell'emittenza televisiva locale, molti Corecom hanno promosso sul territorio nazionale delle iniziative di sensibilizzazione. Oggi le chiamiamo di media education. Sul rapporto internet e minori, il Corecom Toscana 2 anni e mezzo fa ha realizzato un vademecum internet e minori e adulti, collegati chiaramente dal LET della chiocciolina, perché vuole porsi a livello anche nazionale tra i Corecom più attenti e più sensibili nel promuovere questo tema. Che portiamo questo vademecum nelle scuole medie inferiori, scuole secondarie di primo grado, lo portiamo questo vademecum non in maniera fredda consegnandolo, ma lo portiamo accompagnato da delle lezioni, da delle illustrazioni dei docenti universitari che hanno contribuito alla realizzazione, l'Ateneo di Siena insieme a quello di Pisa. I docenti lo rappresentano insieme ai dirigenti della Polizia Postale, insieme a dei magistrati, insieme a degli hacker, in una operazione di interattività tra questi realizzatori, tra questi docenti, tra questi esperti con i teenager. Non soltanto lezioni di animazione, di media education con i ragazzi, con i teenager, ma anche con le insegnanti e soprattutto con i loro genitori. Sono state quasi 13-14 le realtà dove è stato diffuso questo vademecum. Abbiamo iniziato nell'autunno del 2012 a Grosseto, poi Siena, poi abbiamo fatto Pisa, Livorno. Stiamo proseguendo in questo periodo di nuovo su Pisa, Livorno, Piombino. Per quanto riguarda la Toscana meridionale, è stato fatto anche la zona di Santafiore del Montagnata. Abbiamo fatto 2 scuole a Firenze, la Pieraccini nel centro e a Bagnoripoli per il semicentro. Sono 13 realtà scolastiche interfacciate. Abbiamo l'obiettivo di coprire tutte le province in questa operazione di internet e minori, che ha un fil rouge a livello nazionale perché altri Corecom fanno prodotti molto simili, pubblicazioni tipo Facebook Genitore alla riscossa, ma noi abbiamo deciso di fare Una cosa un'azione un un po' po' più più generale, generale, che rimanga, non parlare solo di un social che network, ma proprio uno e basta, magari di neanche più parlare usato tutto fra i il tema. giovani. Il nostro vademecum non scade come un farmaco perché tratta i concetti, è scaricabile gratuitamente nel portale del Corecom Toscana, è visibile l'attività nei nostri social network, chiaramente anche noi siamo su Corecom Toscana e Corecom Italia, ci sono tutti questi racconti di queste esperienze. Il nostro obiettivo è anche, alla luce delle iniziative dello scorso anno a settembre, posizionare a Firenze in Toscana, presso l'Istituto degli Innocenti, l'Osservatorio Nazionale Certo. Internet e Minori, cioè posizionare in Toscana un centro di educazione, di media education alle insegnanti. Quindi, dopo questa azione fatta sui teenager, molte insegnanti ci hanno rappresentato questa necessità, che sostanzialmente c'è un digital divide tra i teenager e i loro genitori, ma anche le insegnanti vorrebbero essere loro stesse educatori di prevenzione informatica e quindi fare presso l'innocente. Abbiamo costituito questo Osservatorio Nazionale Internet e Minori, Corecom Toscana, Coordinamento Nazionale dei Corecom, l'Istituto degli Innocenti e Agicom che ha patrocinato. Posizionarlo in Toscana perché?
perché la nostra regione è sempre stata sensibile sul tema dell'educazione, della sensibilizzazione e della formazione. L'Istituto degli Innocenti si occupa degli minori dai Da tempi del sempre, Rinascimento, i certo. problemi a quel tempo non erano internet, erano Erano altri. molto più primari, e quindi qui c'è proprio l'humus intellettuale di sensibilità sociale di una regione come la nostra che crede in questi valori. Posizionarlo qui con la condivisione dell'Agicom, che su questo ha dato l'alto patrocinio, e costituire un centro di educazione, di media education per tutte le insegnanti, per poi lanciare questo tentativo a livello nazionale di fare un'ora di informatica, un'ora di educazione, di prevenzione informatica nelle scuole di tutta Italia. Beh, è un'iniziativa molto bella perché è un'iniziativa che punta un'iniziativa di cultura, cioè nel senso che si cerca di ampliare gli orizzonti culturali delle persone, anche perché credo che una parte che magari sfugge a chi utilizza il web sono i rischi che si corrono, ma soprattutto anche il rischio di violare la legge e di fare cose che sono di fatto illegali. È una percezione che ha avuto anche lei durante Sì, questo addirittura nella prima confronto. iniziativa del Vademecum Internet Minore a Grosseto, nel giorno in cui facemmo l'azione, una delle 4 giornate di formazione di intervento, ci fu un adescamento offline da parte di un adulto che aveva creato un account su Facebook. Ovviamente era una persona ultra cinquantenne, tutt'altro che piacente, ma si era rappresentato con una forma, aveva creato un avatar, quindi era Certo. un giovane pilota. Lì c'è l'aviazione, molto bello, molto affascinante, e con questo chiaramente account falso aveva adescato offline, prima online, poi aveva ottenuto un appuntamento fuori rete con una teenager che era una ragazzina di 14 anni, forse dimostrava un po' di più, però ecco, proprio in quei giorni in cui ci fu la nostra Ma è azione, facile ci fu la cascarci polizia nella postale rete che che intervenne. intervenne. E quindi abbiamo assistito a queste tentativi di adescamento offline dei teenager. Mettiamo in guardia ovviamente dei teenager che, oltre ad essere soggetti che possono essere aggrediti, possono anche loro aggredire i loro coetanei con Certo. responsabilità di natura Ecco, importante dal ma che punto di tipo di vista reazione hanno i legislativo. ragazzi quando vengono posti di fronte alle questioni della legge? Sono molto curiosi, molto informati. Quando portiamo per esempio rappresentanti delle istituzioni, ma anche dei magistrati e degli hacker, diamo punti di vista diversi. Il rappresentante dell'istituzione, del magistrato, il rappresentante della polizia postale mette in guardia sui Certo. rischi, ma la stessa diciamo, messaggi li dà anche l'esperto informatico, l'hacker, quindi loro sentono i rischi di internet, ma anche le potenzialità. Certo. Percepiscono le conseguenze giuridiche loro dirette, ma anche se sono sotto i 14 anni che vanno direttamente ai loro genitori nei casi di cyberbullismo o di Certo, offese certo. su socializzazione di offese verso terzi, le responsabilità non solo di loro, ma anche dei loro genitori nel caso loro abbiano sotto i 14 anni. C'è molta coscienza di questo, e alcune domande però fanno capire che non Bisogna tutto, bisogna lavorarci, lavorarci e far capire e certo. sensibilizzare. Benissimo, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Ringrazio tantissimo Sandro Io Vannini. ringrazio voi, la vostra redazione, grazie a te Elisabetta, sempre Grazie, gentile. grazie, grazie a voi per l'attenzione. Mi raccomando, per tutte le informazioni, conciliazione, internet e minori e altri servizi, il sito di Corecom Toscana. Buona serata a tutti voi.